Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Quest'oggi tre flash news interessanti dal mondo del sim racing come di consueto, e sarà un video veramente brevissimo. Iniziamo con Raceroom, ragazzi. La stagione DTM 2024 si è conclusa e molti di noi stanno aspettando con impazienza il pacchetto DTM 2024 appunto per Raceroom. Sebbene il contenuto sia pronto, manca ancora l'approvazione finale da parte di un produttore. Probabilmente si sospetta Lamborghini, che vuole introdurre la Huracan GT3 Evo 2 nel gioco. Oltre a questo, inoltre, sarà incluso anche la bellissima McLaren 720 GT3 Evo. Speriamo di vedere questo pacchetto ovviamente disponibile entro fine dell'anno, perché se parliamo di attese, ragazzi, tra Assetto Corsa Evo, tra la Apache 1.6 e adesso il pack DTM, ragazzi, arrivano tutti in un botto. Era proprio un Natale bellissimo in termini di sim racing. Ma non finisce qui, ragazzi, perché passando a Le Mans Ultimate, gli sviluppatori hanno recentemente rilasciato un teaser che suggerisce l'arrivo imminente delle vetture LMGT3 nel gioco. Sebbene non hanno lasciato ancora dettagli rivelanti in merito, si prevede comunque che le prime auto LMGT3 saranno disponibili entro ancora una volta la fine dell'anno, con ulteriori contenuti previsti per l'inizio del 2025. Quello che sappiamo è che alcune vetture però saranno gratuite, permettendo appunto a tutti di competere nella classe LMGT3 nel 2024 senza costi aggiuntivi. È una bella notizia. Finiamo con la terza flash news parlando di Assetto Corsa Competizione, che si trova attualmente con una nuova Ultimate Edition che include, oltre al gioco base, tutti i DLC rilasciati fino ad oggi. Questo pacchetto offre oltre 14 circuiti e 26 vetture. Attualmente l'Ultimate Edition è in offerta su Steam a meno di 60€. Un'ottima occasione per chi volesse iniziare l'esperienza di simulazione con Assetto Corsa Competizione. Quindi ragazzi, queste erano le tre news, flash news. Quindi, come al solito, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sul mondo del sim racing, e ovviamente lasciate un pollice in su, un commentino. Noi ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.